Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Riprendiamo esattamente dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio e quindi andiamo lungo il percorso 14. Allora, qui troviamo subito una Max Potion. Vi ricordo che nello scorso episodio il Kahuna di quest'isola, quindi Augusto, ci ha detto di andare nel supermercato abbandonato, insomma, perché c'era della gente che ci cercava e quella l'avrebbe contata come sfida dell'isola. Quindi non ci stiamo andando perché il supermercato è proprio qui sotto. Allora, mettiamo davanti Rowlet visto che ci sono dei pescatori e proviamo a batterli. What's up? Battiamo lui. Quindi Hisato, che manda in campo Feebas. Ok, una preda facile per il nostro Rowlet che andrà con Leaf Blade. È comunque più veloce Feebas. Ok. Complimenti a Feebas per la sua velocità. Poi Gyarados, sì, contro Gyarados cambierò Pokémon e manderò Pikachu. Pikachu è proprio adattissimo contro Gyarados. È il migliore che potrei mandare. E andiamo di Electro Ball. Perfetto. E abbiamo battuto Hisato. Ora tocca a quest'altro pescatore, anzi questo nuotatore, che ha bisogno di una pausa, ci dice. Vediamo un po'. Manda in campo Pyukumuku, attenzione, andiamo di Leaf Blade. Super efficace, ma Pyukumuku ha una difesa altissima. Infatti resiste e per di più ci fa tantissimo male con la sua abilità. Ma che è? Impazzito? Oh yeah! Va bene. Ora cambiamo Pokémon e mettiamo davanti invece Poipol. Sfidiamo questo allenatore. Ne ha uno raro, attenzione, ha un Pokémon raro questo tipo, eh. Vediamo un po'. Kaubika, scusatemi, che ha un Togedemaru. Che ci farà malissimo. Allora, io ho insegnato Sludge Wave e Sludge Bomb al nostro caro Poipol, potenziandogli un po' quindi le mosse. Niente. Sludge Bomb non ha effetto su Togedemaru perché è di tipo acciaio, mi sa. A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Solgaleo. Ok, e poi andiamo di Earthquake. Perfetto. Poi Gabite. Rimandiamo in campo il nostro Poipol. E andiamo di Sludge Bomb. Super efficace Bulldoze. Vediamo se però riesce ad attaccare questa volta. Sì. Un buon danno. Non abbastanza per tirarlo giù, ma perlomeno ora salirà di livello. Mentre mandiamo in campo invece... Mandare in campo Rowlet. Proviamo a fare così. Io penso che lui usi un'altra mossa di tipo terra. Quindi no, niente. Ha usato una mossa normale. Una mossa di tipo buio. Peccato. Andiamo di Leaf Blade. Ecco, mi ha fatto tentennare, dannato. Allora, curiamo il nostro Rowlet. Ecco qua. E vabbè però, raga, ma che culo. Cioè, ma che è queste paralisi? Vai, full heal. Morso, ok. Ora, Leaf Blade. Vedrai che tentennerà di nuovo. Questa volta no, fortunatamente. E Leaf Blade con un colpo critico porta a casa la vittoria. Poi pulsare a livello 37, bene così. E abbiamo battuto Kaubika. Ora tocca questo centauro. Prima però andiamo a prenderci questo strumento che ha un Max Revive. E che abbiamo davanti? Poipol, sì, messo malissimo tra l'altro. Quindi diamogli una curatina prima. Quindi una super pozione. Ecco fatto. Una full heal. E già che ci siamo, super pozione anche su Rowlet. Bene, affrontiamo questo centauro. Ah, non è un allenatore. Ah, vuoi farmi imparare Twister, ovvero Tornado se non sbaglio. Ma no, non vogliamo impararlo. A questo punto entriamo qui dentro. Vediamo un po' chi c'è qui che ci cercava, eh. Figurati, chi sono loro? Ecco, proprio come avevo detto, il moccioso è qui. Tempo di far brillare il mio Mimikyu. Ok, vuole una sfida 1 contro 1 contro Mimikyu? 1 contro 1 contro Mimikyu? Andrei di Solgaleo.
e andiamo di Zen Headbutt. Ok, gli togliamo il fantasmanto. Ed ora di nuovo Zen Headbutt. Buon danno. Vai, ancora Zen Headbutt. Buono così. E abbiamo battuto Jesse e James che esplodono di nuovo alla velocità della luce. Questi non sono buchi, quindi non possiamo entrarci. Qui non dovremmo incontrare Pokémon. E giusto per finire, intanto c'è Acerola qui, che è Malpi, ho letto in italiano, che era la tipa dei tipi spettro, giustamente. Hai superato la sfida. Grande. Aspetta, nessuno ti ha dato una ricompensa? Uncle always was bad at planning these things out. Zio è sempre stato molto scarso a pianificare queste cose. Beh, penso che debba dartene una io. E ci dà Nightshade. Ok. Fa danno uguale al tuo livello. Ora, mentre tornavo indietro, io farei i classici tre tentativi per cercare Pokémon in questo percorso. Magari, come è successo proprio con Drampa, salta fuori qualcuno di nuovo. Ecco qua. Prendiamoci quindi Drampa. Speriamo che entri nella Velox Ball. Ottimo. Almeno Drampa, altro Pokémon nuovo di Alola, l'abbiamo preso. Pokémon Placido. Tipo drago normale, ok. Poi altri due tentativi, come abbiamo detto. Secondo tentativo esce un Cutiefly. Questo ci farà fare un po' di esperienza. Perfetto, super efficace, lo ammazziamo e via. Vabbè, uno sputo di esperienza, letteralmente. Ultimo tentativo, vediamo chi salta fuori. Di nuovo un Cutiefly, ok. Quindi possiamo uscire da qui. Uccidiamo anche lui. Con Poipole. E torniamo quindi in città, qui al villaggio Tapu. Andiamo a curarci i Pokémon. Perfetto. Poi mettiamo in ordine il nostro Drampa, appena catturato, quindi numero 780. Preciso, preciso, qui. Ecco fatto. E a questo punto possiamo effettivamente sfidare Augusto. Non ha più scuse ora. Salve. Quindi l'hai finito? Non riesco a pensare a nient'altro da farti fare per lasciarmi da solo. Il modo migliore potrebbe essere effettivamente combattere, non è vero? Stai attento però, questa sarà una vera sfida. Dovrai superare la sfida. Beating a trial should be worth something, so you're only going to be allowed one Pokémon against my three. Ok, devi comunque dimostrare di essere forte, quindi sarà una sfida, un solo Pokémon tuo contro tre miei Pokémon. E allora, dato che tu fai la merda, io gioco con Pikachu. Aizan Kahuna Nanu, che va nel campo Crocodile. Contro Pikachu, un Pikachu che però conosce Breccia. Eh già, caro Crocodile, ti è andata male. Ora Sableye, Thunder Punch. Ed infine Persian di Alola, che brutto ragazzi, madonna mia. Brick Break. Disintegrato. Ti è piaciuto fare la merda, fare 3 contro 1? Bel lavoro ragazzo. Ti sei comportato bene, prendi questo come ricompensa, un Licarium Z. Ok. Stone Edge. Potenza Stone Edge se un Nidorino la conosce. Ah, pensava di darci il Darkinium Z, ma non c'entra molto con la nostra personalità. Ora torniamo dal professor Kukui ad informarlo della nostra vittoria. Ok, ce l'ha proprio ordinato il Rotomdex. Allora, possiamo teletrasportarci direttamente da Wally, sì. E da qui possiamo andare dal professor Kukui. Non finirà comunque qui la puntata. Perché dobbiamo fare un'altra cosa, perché battendo il buon Augusto si è sbloccata un'ultima cosa, che immagino voi abbiate già capito cos'è, a meno che non l'abbia scritto già nel titolo. Dovreste aver capito che ora possiamo andare nell'ultima zona Safari. Eccoci qui. Allora, giustamente avrei dovuto prendermi un Pokémon con volo.
non ci ho pensato. Andiamo su di qui, ancora di qui. Poliswag. Fuga. Ok, stiamo andando a Fuxiapoli. Quindi zona safari. E andiamo a fare la zona safari di Alola. Fuxia City. Eccoci qui. E vediamo un po' chi salta fuori in quella zona safari. Vediamo se riusciamo ad aggiungere altri Pokémon nel nostro Leaf Index. E a completare anche ufficialmente tutta la zona safari. Ecco qua. Questa è l'ultima zona safari appunto disponibile. Vediamo un po' qual è quella giusta. Forse questa qui. Dovrebbe essere questa. Non vedo strumenti. Eh sì, è questa. Ci sono strumenti. Perfetto. È quella al centro, quindi. Iniziamo ad esplorare. E infatti salta fuori Stini. Proviamo a catturarla. Come ben sapete, nella zona safari va tutto completamente a culo proprio. Quindi bisogna solo tirare Pokéball a caso e sperare che i Pokémon entrino. Ecco, in questa zona safari c'è l'1% di trovare Tartonator. Però appunto, proprio perché era solo l'1%, io ho preferito comprarlo direttamente al Game Corner. Perché star qui a aspettare l'1% che appaia Tartonator, intanto qui è apparso Comfy, e poi pensare pure di catturarlo è davvero un incubo. Cioè, si ritorna ai tempi di Chansey. Ok, preso. Dovrebbero esserci solo questi due strumenti nella zona safari. Qui abbiamo un Vulpix di Alola, che se non sbaglio abbiamo già catturato, credo. Purtroppo con le forme Alola non riesce a capire se l'hai già catturato o meno, quindi ti tocca andare a sensazione. Ok, continuiamo a cercare. Altro Vulpix di Alola, fuga. Intanto qui abbiamo già trovato due Pokémon che ancora non abbiamo catturato, ovvero Stini e l'altro Gravir di Alola. Mi sembra che ce l'abbia già, però vabbè, una bolla gliela tiro comunque. Se riusciamo a catturarlo, bene, se no amen. Via, fuga allora. Stini e Comfy abbiamo già trovato, che effettivamente non abbiamo ancora catturato. Ecco di nuovo Comfy. Dai, entra questa volta. Solo che catturare i Pokémon nella zona Safari è davvero una rottura, giustamente perché non puoi indebolirli, non puoi usare altre Pokéball, non puoi fare niente. Intanto però Comfey è stato catturato. Ecco, Comfey è un altro di quei Pokémon davvero boh, stupidi, cioè, che non ha alcun senso. Chi mai vorrebbe usare una ghirlanda con gli occhi? Boh. Continuiamo a cercare. Un altro Comfy, fuga, che poi tra l'altro se non sbaglio manco si evolve, è proprio uno stadio unico che sta lì. Boh. Oh, Passimian, questo mi sa che è relativamente raro, eh. Vediamo se riusciamo a prenderlo al primo colpo. Sì, godo. Godissimo. Teamwork Pokémon, ok. Perfetto. Io già che ci sono, ah non posso salvare dentro la zona safari, mannaggia loro. E allora continuiamo, volevo salvare dopo aver appunto catturato Passimian, perché mi sa di Pokémon abbastanza raro. Continuiamo a cercare qui dentro, poi dovremmo provare anche a pescare, eh. Oh, Oranguru, beh giustamente c'è Passimian, perché non dovrebbe esserci anche Oranguru? Questo però non riusciamo a prenderlo in un colpo e scappa subito. Mannaggia l'Oranguru. Niente, continua a saltare fuori Grimer. Grimer però penso che sia il Grimer di Alola. Quindi quello che si evolve in Mach di Alola. E abbiamo trovato anche Togedemaru. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Purtroppo lo scambio di Togedemaru è buggato, quindi speriamo di prenderlo qui. Ok, fortunatamente l'abbiamo presa. Perfetto. Rolipoli Pokémon, elettroacciaio. Ok, dai, abbiamo già preso Comfey e Togedemaru. Adesso riusciamo a prendere qualcos'altro. E Passimian, da non dimenticare.
Altro Graveler di Alola, io una ball gliela tiro, se non entra faccio fuga. Perché non voglio sprecare più di una ball per Graveler di Alola. Allora, già che ci siamo, proviamo a pescare qui, vediamo cosa c'è fuori con l'amo buono. Vediamo se salta fuori qualche Pokémon che non abbiamo ancora preso, eh. Oddio, cos'è quel coso? Dead Mise. Non mi ricordavo minimamente dell'esistenza di questo Pokémon e non so nemmeno che Pokémon sia, sinceramente. Non so se sia un'evoluzione di qualcuno. Fortunatamente abbiamo fatto cattura critica su questo aborto partorito dalla mente di un malato mentale, probabilmente. Sia Creeper Pokémon. Boh, va bene. Spettro Erba. Boh. Avrei fatto Spettro Acqua al massimo. O tutt'al più spettro acciaio, visto che è un'ancora. Però, niente, spettro erba. Ok, l'abbiamo preso. Però io avrei voluto effettivamente continuare a pescare, invece mi sono messo a muovermi. Yangmo ho già catturato. Dai, continuiamo a prenderli allora. Continuiamo a pescare. Vediamo se salta fuori qualche altro mostro assurdo. Dai, vai ancora con l'amo buono. Poi proviamo anche con l'amo vecchio e con il super amo. Per vedere se salta fuori qualcosa di diverso. Oddio, un Bruxish. Che aborto anche questo come Pokémon. Ma ci sono solo aborti in questa. In questa zona safari? Cioè. Due Pokémon di tipo acqua, uno più brutto dell'altro. Penso che Bruxish però sia proprio il Pokémon più brutto che abbiano mai fatto, eh. Cioè, questo Pokémon non ha alcun senso di esistere a livello estetico, è orribile. E probabilmente mi sta sentendo che lo sto continuando a insultare, quindi non si fa nemmeno catturare, no? Dai, ultimo tentativo con l'amo buono, vediamo se esce un Pokémon diverso. Da Bruxish o da Delmise. Di nuovo Bruxish, ok, dai, vediamo se riusciamo a prenderlo. Che tra l'altro è uno stadio unico, lo prendi, lo metti nel box, te lo dimentichi per sempre. Niente, oh, esce, continua a uscire. Cioè è incredibile, Bruxish è impossibile da catturare. Guardalo, fierissimo. Niente da fare, cioè. Bruxish peggio di un leggendario. Oh, cattura critica. Finalmente. Almeno l'abbiamo preso. Gnash Thief Pokémon. Orribile. A dir poco orribile. Ora vorrei provare ad usare degli altri ami. Allora, andiamo su qui. E proviamo con l'amo vecchio. Perché magari escono. C'è l'amo vecchio, ha una varietà minore di Pokémon. E quindi riescono ad uscire più Pokémon. Cioè riescono ad uscire magari dei Pokémon diversi. Con più facilità. Sempre se riesce a pescare qualcosa, perché. Qua la faccenda mi sembra un po' magra. Magari non possiamo pescare niente con l'amo vecchio, eh. Proviamo a cambiare pozza, va. Che non cambia assolutamente niente, solo una cosa psicologica così. Giusto per. E vedete, la cosa psicologica poi funziona. Cioè, teoricamente non doveva cambiare niente. E ha pure pescato un Pokémon nuovo. Top. Top amo buono e top cambiare pozza. Pyukumuku. Preso. Perfetto. Sia Cucumber. Cioè. Cetriolo di mare, Pokémon Cetriolo di mare, proprio lui, eh? Ok. Vediamo se invece con il Super Amo chi salta fuori. Perché col Super Amo dovrebbero saltare fuori tipo le versioni evolute dei Pokémon, incazzatissimi, livelli alti. Vediamo un po', eh no, salta fuori ancora Pyukumuku, però a livello 35. Io una ball, per non sapere leggere né scrivere, la tiro perché non mi ricordo se Pyukumuku si evolve. Non mi ricordo proprio zero. Perché mi sembra di. Mi sembra che ci sia un'evoluzione. No, forse Snom non è un'evoluzione di Pyukumuku, ma è tipo una sua versione semplicemente di ghiaccio, quindi non penso che si evolva. No, non voglio dargli un soprannome. Ok, proviamo ancora con il Super Amo. Intanto ci siamo presi due Pyukumuku, così, random. Vediamo se salta fuori qualcuno di interessante, eh. No, continua a saltare fuori Pyukumuku. Dai, altro Super Amo.
Vediamo un po', non pescherai solo Pikumuku. No, pesca anche Wimpod. Ma sapete che non so se questo Pokémon si evolva? Io una bolla gliela tiro, perché l'avevo già catturati due di Wimpod, però di livelli bassi. Quindi magari questo di livello più alto mi agevola l'allenamento, se poi magari deve evolversi tipo al 40 o cose di questo tipo. Già che l'ho pescato, lo prendo. No, non voglio dare il soprannome. Ok, grazie. Vai, ultimo tentativo con il super amo e poi inizio a girare un po' per l'erba alta per far finire il tempo. Vediamo un po'. Ah, di nuovo Pikumuku. Cioè, Pikumuku incredibile. Dai, giriamo un po' per l'erba alta ora, facciamo scadere i passi. Niente, continua a saltare fuori sto Grimer inutile. Turtonator comunque, come avete visto, cioè non è uscito manco una volta, eh. Per farvi capire quanto era raro. Un'altra Stini. Vediamo se riusciamo a prenderla. Buono. Molto buono. Quindi Pokémon frutta, catturata. Ed ora di quelli che abbiamo visto che non abbiamo ancora catturato, manca solo Rangoro. Yangmo, no, dai, non ha senso catturarne qui un altro. Oh, è uscito Turtonator. Così, per il meme, vediamo se entra in una ball. Giusto per sapere. No, non entra. Ne riusciamo a prenderlo, dai. Così, giusto per scherzare un po', no? Per giocare. D'altronde è un videogioco. Vediamo se avrei potuto risparmiarmi quei 5.000 gettoni. Se avessi potuto, anzi, risparmiarmi quei 5.000 gettoni. Ultima ball. Niente, è uscito. E non è più Safari Ball, sì, quindi ho fatto bene a spendere quei gettoni. Non avrei comunque preso Turtonator, in ogni caso. Allora, andiamo quindi a mettere a posto i nostri Pokémon nel box, i nostri nuovi Pokémon. Ecco qua. Curatina. Box. Ora, ne ho preso un bel po', quindi. Comfey 764, vieni con me. Quindi 62, 3, 4. Poi, Passimian 766. Quindi qui. Poi Togedemaru. 777. Incredibile Pokémon. Quindi qui. Poi abbiamo Stucoso del Miz. 781. Perfetto. Qua. Bruxish. Oh mio Dio. 779. Vai qui. E esci dai miei ricordi, per favore. Ed infine Pikumuku. 771. Quindi sarebbe qui. No, aspettate, qui. E questo quindi non ha evoluzioni. Ne ho presi due a caso, giusto? Non ha evoluzioni. No, non ce l'ha. Allora questo lo metto da un'altra parte, sto sushi. Lo mettiamo qui come scarto e lo teniamo lì per ricordo. Mentre ci mettiamo qui questo che è di livello più alto. Ecco fatto. Dai, un pochettino l'ho riempito il box. Ora abbiamo preso anche Stini noi, giusto? Sì, eccola qua. Stini, quindi possiamo metterla qui al posto di Bonsuit. Questo per adesso lo mettiamo qui. Anche se non so se effettivamente ci sarà un Pokémon qui oppure un'altra roba. E ok, dai, abbiamo anche lui. Vieni con me, Wimpod. Ti metto al posto di questo. Ecco fatto. E anche te per adesso ti metto qui. Ok, dai, un pochettino siamo andati avanti. Questo Pokédex è formato tantissimo da leggendari ultra creature. Pokémon base normali sono molto pochi in confronto. Ok, quindi, salve, fammi tornare a Viridian City. Ecco qua. E a questo punto prendo il Blimp Service piuttosto di tornare a Pallet Town. Cioè, faccio pure più veloce. Vai, Alola.
Eccoci qui. Percorso 1. Possiamo poi scendere e andare dal professore. Abbiamo quindi concluso anche questa giornata. Abbiamo concluso questa parte anche su Pokémon Fire Rush. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!